Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Pokémon Perla Splendente per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo. Nello scorso episodio abbiamo raggiunto questa bella cittadina di nome Memoride o Memoride, chiamatela come volete. Abbiamo incontrato un paio di membri del Team Galassia e poi abbiamo conosciuto uno strano personaggio di nome Cyrus. Ha delle idee molto particolari sui Pokémon. Abbiamo parlato con la nonna di Camilla e oggi, come prevede l'obiettivo di gioco, dobbiamo tornare a Quiripoli per sconfiggere Fanny ed ottenere la quinta medaglia, se non sbaglio. Fatemi dare un'occhiata. Vedi medaglie? Sì, per il momento ne abbiamo ottenute 4, dobbiamo andare a recuperare la quinta medaglia. Se procediamo qua a sinistra, lungo il percorso 211, diciamo che possiamo raggiungere il Monte Corona. Io preferirei tornare indietro dal percorso 210, l'importante è arrivare a Quiripoli, eh. Tanto al massimo il Monte Corona lo esploreremo più avanti. E quindi ci rivediamo non appena saremo giunti a Quiripoli. Ed eccoci qua, siamo arrivati a Quiripoli. Faccio subito un salto al centro Pokémon. Curiamo un attimo i Pokémon e poi procediamo verso la palestra di Fanny. Vai infermiera Joy. Pensate che in Pokémon blu e rosso, anche in Pokémon giallo... No, in Pokémon giallo forse avevano già modificato il personaggio, però non sembrava assolutamente l'infermiera Joy. Allora, la palestra è qua a destra. Fanny dovrebbe essere rientrata. Chissà dove caspita era andata. Buongiorno! Ehi là, come va, aspirante campione? La capopalestra è specializzata in Pokémon di tipo spettro. Quindi facciamo attenzione perché tanti attacchi potrebbero non andare a segno. Ma attenzione, le mosse di tipo normale non hanno effetto sul tipo spettro. Il resto lo scoprirei da solo. Forza, la sfida ti attende, ho fiducia in te. Va bene. Io di solito nei primi giochi non parlavo mai con lui. E quindi non riuscivo mai a capire che Pokémon possedessero i capopalestra. Anzi, i capi palestra. Quanto fa 3 più 5 più 7? 8 più 7, 15. Quindi da questa parte. Poi. Esatto, complimenti. Qui mi sa che arriviamo direttamente alla capopalestra. Quanto fa 12 più 28? 40. Esatto. Poi vediamo un attimo. Quanto fa 3 per 13? 39. Sono calcoli facili, eh. Avrei potuto sbagliarli tutti per ottenere ancora più esperienza. Vabbè. Qual è la risposta della prima stanza? 16. No, era 15, era 15. Vabbè, mi ha fregato. Troppo sicuro di me. No, ma in realtà l'ho fatto apposta a sbagliare perché volevo sfidare almeno un discepolo della capopalestra. Misdreavus. Accidenti, era 8 più 7. Perché se non sbaglio il calcolo era 2 più 6 più 7. No, Luxray va bene. Vai con tuono shock. Livello 30, i Pokémon. Finalmente cominciamo a beccare degli avversari un po' tosti. Devo vedere se posso... Beh, oddio, i miei sono Pokémon di livello 40, insomma. Però devo vedere se ho un oggetto da assegnare a Luxray per potenziare le mosse di tipo elettro, visto che ne conosce 3. Perché ho trovato occhiali scuri nell'ultima città che avevo visitato. Però mi potenzia le mosse di tipo buio e di tipo buio ne conosce solo una che è morso. Drift Blim.
Non lo conosco come Pokémon, manteniamo lui. Visto che la maggior parte degli attacchi vanno a segno. Oddio, che roba brutta. Non potete dirmi che è un bel Pokémon, eh. Non potete assolutamente dirmi che è un bel Pokémon. Vai che l'abbiamo anche paralizzato. È sparito. Ti direi attendi, però non posso selezionare quell'opzione. E vai. Ma è andata di lusso che la paralisi ha bloccato l'attacco avversario. Grande Luxray. Un po' scarsini, sti Pokémon avversari. Ho tirato fuori tutta la mia forza, eppure sei un avversario incredibile. Comunque l'ho fatto apposta ad affrontarla. Il mio è più un errore di memoria che un errore di calcolo. Eccola! Bonjour! Ciao Fanny! E voilà! Finalmente sei qui, très bien! Da quando ho messo piede in questa regione ho imparato cose nuove. In questa città ci sono delle gare, mi sono detta... Oddio, non so il francese. Ma oui, io vincerò. Ecco perché vesto alla page. Fa parte dello spettacolo. Ho studiato molto anche i Pokémon e così sono diventata capopalestra. E tu? Sei qui per sfidarmi, vero? Ma vincerò io. Del resto, je suis capopalestra, o no? Sei proprio Fanny. Però scritto all'inglese. F-U-N-N-Y. Drifblim, l'abbiamo affrontato prima. Pensaci tu, Luxray. Sono curioso di scoprire qual è il suo Pokémon bonus. Perché tutti i capi palestra ne hanno uno. Sì, vabbè, questo qua però è più scarso dell'altro. Allora, il palloncino è scoppiato e ha ferito anche il mio Luxray. Staraptor ha raggiunto il livello 39. Gengar? No, lasciamo Luxray. Perché tanto vedo che i Pokémon fantasma soffrono gli attacchi elettro. Occhio a stordiraggio. Questa non ci voleva. Vediamo se riusciamo, eh. Sì, grande Luxray. Però Gengar è tostino, eh. Ed è più veloce del mio Pokémon. Aia. In più sono confuso. Ecco, mi colpisco pure da solo. Sì, stai aspettando istruzioni. Però a questo punto direi di mettere in campo Ponyta. Così sparisce confusione e lo curiamo un attimo. Sto caspita di fango bomba fa male e in più avvelena anche. Ciao Ponyta. Mio Dio, è appena sceso in campo e già ci saluta. Vabbè, schieriamo l'artiglieria pesante. Empoleon. Vai con acqua getto. Speriamo funzioni. Beccati questo, Gengar. No, mi ha bloccato acqua getto. E mi stordisce anche Empoleon. Vai con acqua di sale. Grande Empoleon. Nah, dai. Comunque il suo Gengar è velocissimo, eh. Eh no, stavolta non sono riuscito a evitare l'attacco. Sì! Bye bye Gengar. Grande, Luxray e Happiny sono saliti di livello. Viso truce. Vediamo che tipo di mossa è. Chi la usa spaventa il bersaglio con una faccia terribile e ne riduce di molto la velocità. Utile, ma preferisco mantenere le mosse che ha già imparato.
Dai, voglio Chansey il prima possibile. Miss Majus. No, scusate, Miss Majus dovrebbe essere la pronuncia corretta. No, manteniamo Empoleon. Parbleu, sono già il mio ultimo Pokémon. Vai, Fanny. Bellino come Pokémon fantasma. Ah, è vero, non posso usare questa mossa. Maledetto Gengar. Eccola, è sparito. Lui è ancora confuso. Ma tanto non c'è il Pokémon sul campo di battaglia. Meno male che attacchiamo per secondi. Non mi ha fatto granché sta mossa, per fortuna. Toh, beccati questo. Utilizziamo anche acqua getto, che non è più bloccata. No, stordiraggio di nuovo, no. Dai, avevamo appena risolto il problema. Non arrendersi jamai. O jamais. No, dai, iperpozione no però. Che caspita. Bastava un colpo per buttarlo giù. Meno male che riesce ad utilizzare le mosse anche se confuso. Vedete? Beh, utile la tua iperpozione. Sei praticamente al punto di partenza. Sparito di nuovo. Vai con acqua di sale. Mi attacca prima lui e poi gli diamo il colpo di grazia. Forse. Sì. In più fa il doppio dei danni perché il Pokémon avversario ha meno del 50% di punti salute. Perfetto! Dammi la medaglia. L'abbiamo sconfitta. Sei 3-3 forte. Ora G6 perché ho perduto. Scusate se la mia pronuncia in francese è terribile, ma non ho mai studiato il francese. Sono Basita, 3-3 forti. Tu e la tua squadra di Pokémon così forti, che potenza ammirevole. Ti meriti proprio questa medaglia. Vai. Medaglia Vestigia da Fanny. O Fanny, insomma, da lei. Con questa medaglia potrai usare Surf, una delle mosse MN del Pokécron. Inoltre voglio darti anche questa MT. E voilà. I bolli più MT65. Contiene Ombra Artigli, una mossa Trejoli. Infligge spesso brutti colpi. Va bene, l'abbiamo sconfitta. Dobbiamo tornare indietro. Mi sa che dobbiamo fare tutto il giro lungo. Sì, dobbiamo fare tutto il giro lungo. Beh, ma tanto ci mettiamo pochi secondi. Sono curioso di scoprire quale sarà il prossimo obiettivo. Perché adesso abbiamo 5 medaglie. Mi piacerebbe andare subito a prendere la sesta. Anche se prima mi sa che dovremo affrontare di nuovo il Team Galassia, eh. Perché vi ricordate che parlavano del lago, eccetera, eccetera. Wow, Joe, hai battuto la capopalestra. La tua forza cresce davvero senza sosta. O almeno, io la vedo così. Lo sai, vero, che dico così a tutti? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Ciao, Camilla! È venuta a trovarci. Sono felicissima di vederti, non è facile trovarti. Mia nonna mi ha raccontato cos'è successo a Memoride. Grazie per tutto ciò che hai fatto alle rovine. Figurati. Certo che quel Team Galassia. Pensavo fosse solo un branco di esaltati. Mi riferisco al fatto che vogliono creare un nuovo universo. E anche quel loro modo di vestire. Ad ogni modo pensavo fossero innocui, ma hanno creato più problemi del previsto. Rubare i Pokémon è una cattiveria gratuita. Cambiando argomento, le rovine ti sono sembrate interessanti? Allora, in teoria
i Pokémon di quelle rovine, cioè quelli disegnati sulla parete, dovrebbero essere Arceus, Arceus, Palkia, Dialga e Giratina. O Giratina. Cambiando argomento, sì. Se sì, magari potresti fare un salto alla biblioteca di Canalipoli. Lì troverai dei libri antichi che potrebbero piacerti. Potrebbero anche servirti a completare il Pokédex. Ti consiglio caldamente di andarci. Ok, adesso ti saluto. Va bene, ciao Camilla. Ragazzi, anche se durato poco, direi che possiamo terminare questo nuovo episodio di Pokémon Perla Splendente qua. Abbiamo battuto la capopalestra Fanny, abbiamo ottenuto la quinta medaglia e adesso dobbiamo spostarci in un'altra città, sia per andare avanti con la modalità storia, sia per cercare di recuperare la sesta medaglia della Lega Pokémon. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Pokémon Perla Splendente. Alla prossima, ragazzi!